Sarà il regista e attore nisseno Aldo Rapè il direttore artistico della stagione teatrale 2018-2019. Una notizia annunciata lo scorso 13 ottobre dal sindaco Giovanni Ruvolo e dal maestro Monio Vadia in occasione della presentazione della terza stagione firmata da quest'ultimo. Un passaggio di testimone ora ufficializzato dalla giunta comunale con la delibera approvata lo scorso 16 aprile. Aldo Rapè, come si legge nell'atto di indirizzo politico a titolo oneroso, dovrà garantire il percorso intrapreso dal maestro Monio Vadia, che a titolo gratuito ha organizzato tre stagioni teatrali a partire dal 2016 con lo scopo altresì di creare una rete di teatri della Sicilia che possa garantire la fruizione di spettacoli di qualità a costi accessibili per le amministrazioni e l'accesso ai fondi europei. Un artista di fama internazionale, come prosegue la delibera, la cui impronta riconoscibile ha consentito al teatro nisseno di tornare ad avere una dimensione di visibilità e importanza, che ha garantito una grande risonanza mediatica delle stagioni da lui dirette, veicolando il nome e il logo della città di Caltanissetta in molti ambiti culturali e altresì consentito alla città di fruire e apprezzare le forme del teatro concerto, del teatro civile, del teatro classico, grazie alla presenza di produzioni di alto valore simbolico e artistico. La scelta di Aldo Rapè viene dopo ovviamente un confronto e una sollecitazione avuta da Monio Vadia, che ha inserito nelle stagioni precedenti spettacoli scritti e diretti e anche interpretati da Aldo Rapè. Aldo Rapè è un attore, regista, autore nisseno che si sta affermando a livello nazionale e internazionale. Per tutti citiamo il premio al prestigioso Festival di Avignon, uno dei festival più importanti internazionali del teatro d'autore, il teatro contemporaneo, e quindi il suo progetto di coinvolgimento del territorio, perché Rapè vuole coinvolgere in maniera diffusa tutto il territorio nelle attività teatrali, le nuove generazioni, e la sollecitazione arrivata, il consiglio arrivato anche da Monio Vadia, hanno spinto l'amministrazione comunale e la giunta a deliberare questo incarico.